X76. La luce obliqua taglia il paesaggio, le cose, proietta le ombre degli oggetti su altri inconsapevoli oggetti. Pallida giace l'area di servizio della conca con la scritta enorme, via Mala Raststätte Thusis. Qui, fermi, dopo i lunghi controlli alla frontiera tra l'Austria e la Svizzera. Una bimba con un vestito rosso passa, due obese ragazze vanno verso l'edificio orribile. Brillano di un lucido smorto i furgoni argentati presso la pompa di benzina. Aggiusta lo specchietto il conducente e si riparte, nell'opaco ritardo di passaporti, di camicie a quadri, scarpe dell'est, mani ruvide. Mi incespica nello sguardo lo scorrere del fiume. Andrà ai mari del nord, dietro il sipario d'alberi, visti così velocemente da essere indistinti nella memoria subito, eppure nessuno ha un altro uguale, o di questo una confusa, inutile certezza. S'arrampica il pullman per il San Bernardino nevoso, sbarcherà la meridionale che stridula, ammonisce i parenti nel telefono. Il romeno che chiede dov'è a Torino la stazione dei bus. Sbarcheranno e anch'io sbarcherò, dimenticando, io che pretendo di amare ogni dettaglio, la loro ignota diversità. A malapena saprò che fra le conifere c'era del verde più chiaro. Ho preteso che fosse al di qua della siepe l'infinito intero per conoscerlo e lodarlo. Pretesi intrevista di un Dio differente in ogni viso, in ogni goccia d'acqua, con fede, sì, ma senza cognizione dell'angustia del mio vaso che nel nulla trabocca. Niente, non ho niente da dire, si confonde la mia lingua di Babele presuntuosa, da una distanza sempre più disperata contemplo la piccola, spoglia nitidezza dei loro tagli di parole, e sono in Vittorio Emanuele, vicino a Gara Porta Susa.